Da anni è divenuto un fatto noto e incontestabile come nel passato alcuni grandi multinazionali del tabacco avessero pagato ricercatori scientifici affinché pubblicassero studi in cui dichiaravano che il fumo non apportava conseguenze negative per la salute. Ora è viceversa arcinoto e indiscutibile che fumare aumenta considerevolmente il rischio di danni alla salute, anche molto gravi. Meno noto, molto meno noto invece, è che una situazione praticamente identica è avvenuta nel settore del petrolio e del gas, nel quale diverse multinazionali hanno per anni finanziato ricercatori affinché contestassero la scienza del clima, in modo da indebolirne le politiche a tutela. Insomma, queste multinazionali erano consapevoli, almeno dai primi anni 70, dell'effetto disastroso che lo sfruttamento di carbone, gas e petrolio esercita sul clima globale a causa delle emissioni di gas serra. A ricordarcelo e a spiegarcelo per bene ci hanno pensato due associazioni ambientaliste che hanno da pochissimo pubblicato uno studio su tale argomento e che alcuni mesi fa hanno fatto causa ad Eni, chiedendo che il Tribunale italiano si pronunci una volta per tutte su una questione dirimente. Eni, come le altre partecipate pubbliche, è obbligata a conformarsi ai trattati internazionali che l'Italia sottoscrive? La questione è assolutamente decisiva e il Movimento 5 Stelle seguirà il processo che inizierà a breve con la massima attenzione, perché siamo convinti che la transizione ecologica sia indispensabile per garantire un avvenire prospero alle future generazioni, ma sia persino economicamente conveniente, come confermato recentemente persino dalla Banca Centrale Europea, che certo non si può dire grillina.